E ciao amici di Gorizia TV, ecco qua con un nuovo appuntamento. Siamo con la cultura contro di Gorizia, naturalmente è per Gorizia. Gorizia che è con l'immagine di quella donna distesa sulla panchina, con il pavimento tutto rotto come i nostri marciapiedi di Gorizia che sono tutti rotti, da una parte un politico di destra, da una parte un politico di sinistra che con la maschera dei dottori gli dà l'estrema unzione a Gorizia. Speriamo che non sia così. E che già il cartellino su, non so, fate voi. Fate voi. Va bene, ok. La presentazione. Perfetto. Come ti chiami? Maria Dolores Simone. Maria Dolores. Dolores praticamente aveva già visto, aveva già previsto cosa succedeva a Gorizia in questa piazza. Avete visto la sinistra e la destra? Veramente la sinistra e la destra, perché diamo la colpa sia a sinistra che a destra. Non hanno pensato a questa città, perché ultimamente questa città è veramente in declino. In declino veramente in un modo pazzesco. Ascoltiamo. Di città, di capitale, siamo un po' presuntuosi, ma la storia e la cultura ce lo consente. È città capitale della cultura e dirò di più, della pluricultura. Grazie. Gorizia e tu, logicamente siamo dei dilettanti, abbiamo delle idee, però non sappiamo ancora bene come concretizzarle. Allora, quando ci è venuta in mente di fare questa cosa qui, abbiamo detto rivolgiamoci a una persona che è molto più esperta, è un autentico professionista in questo caso. Igor Komel è l'uomo senza il quale questa cosa non potrebbe essere mai stata realizzata, per cui ti passo subito la parola. Il direttore del Kulturni Dom, Igor Komel. Ma ja smo odgovorim kar po slovensko. Mislim da je naš kulturno področje. Želel bi samo to poudariti, da je prvič, da skupaj se z Gorice tua zberemo toliko ljudi na tem, oziroma vse kulturne dejavnike, vse kulturne duše našega prostora goriškega. Saj kulturni dom vse teh letih je bil vedno ob strani raznih dejavnikov in mislim, da tudi ob te priložnosti želimo. Importante. Io credo che sia la prima volta che ci riuniamo in questa... Io sono 27 anni,
direttore del DL Culturni Dom, mi pare che un'iniziativa del genere all'aperto in Piazza Vittoria, Trauni come lo chiamiamo noi, non l'abbiamo ancora organizzato. In questo momento di crisi mi pare che ci vuole, perché l'anno 2000, la stagione 2002-2013, la stagione 2013-14 sono delle stagioni per il mondo culturale goriziano molto difficili. Io vorrei sottolineare soltanto un fatto: perché abbiamo organizzato questa manifestazione? Sicuramente non dobbiamo perdere il cinema, ma questo ne parlerà Vincenzo più tardi, però non vorrei che Gorizia fosse la Cenerentola a livello regionale nell'ambito della cultura. E lasciatemi però un detto, già che la Rosy prima ha accennato, però ci vuole questa, quale vocazione vuole avere Gorizia? Dal mio punto di vista, ma non soltanto mio, anche degli altri che sono, ma già da decenni parliamo che vogliamo una città dove si valorizza le diversità linguistiche, geografiche, storiche, gastronomiche. E ancora un fatto molto importante dell'odierna manifestazione: lavoriamo noi operatori culturali per valorizzare quello che Gorizia sa e esprime nel mondo culturale, ma non soltanto per noi stessi, per esportare la nostra attività a livello nazionale, così in Italia come in Slovenia. Grazie e hvala. Grazie Igor. Allora, come avete visto, strada facendo, la nostra kermesse, la nostra iniziativa si è trasformata in una sorta di vetrina nella quale cerchiamo di esporre un po' una rappresentanza di tutte quelle che sono le molteplici realtà, attività culturali goriziane. C'è spazio per l'arte, poi ci sarà per i libri e per tantissime altre cose, per la musica logicamente. Ci terrei a sottolineare che tutti i musicisti che si esibiscono questa sera lo fanno a titolo completamente gratuito e quindi veramente si meritano un applauso a tutti quanti. Perché lo fanno? Lo fanno perché noi gli abbiamo chiesto di aderire a questa iniziativa, che come è partita? È partita fondamentalmente come idea base per dare un sostegno, per tenere desta l'attenzione sul problema del Kinemax. Non a caso l'abbiamo fatta qui, a due passi dal Palazzo del Cinema, e Beppe Longo, che è qui con me, il direttore del Kinemax. Sapete che qual è il problema del Kinemax? Il problema è un problema meramente tecnico, se vogliamo. In novembre, 21 novembre per l'esattezza, aprirà a Villesse un megacentro commerciale nell'ambito del quale opererà un grande multisala. E ci sono delle analisi di mercato che dicono che flussi consistenti di spettatori si sposteranno non soltanto dal Kinemax di Monfalcone, ma anche proprio da quello di Gorizia a Villesse. Di conseguenza l'attività del Kinemax è a rischio, è in pericolo. Non c'è solamente l'attività delle tre sale cinematografiche, ma di tutto quello che gravita, che ruota attorno al Kinemax, e quindi il Premio Amidei, la Mediateca, i laboratori del TAMS. Quindi perdere una realtà culturale come questa in una piazza in cui purtroppo le saracinesche dei negozi sono più numerose quelle abbassate che non quelle alzate, che non quelle aperte, serve veramente per la città e per la piazza, per conto mio, un autentico disastro. Pensate solo a quello che potrebbe succedere. Ecco, Beppe Longo mi diceva l'altro giorno una cosa molto interessante, mi ha dato una cifra, dice che in un anno, nel giro di un anno, le attività alle quali facevo riferimento prima riescono a convogliare in Piazza Vittoria qualcosa come 200.000 persone. Ecco, se il Kinemax dovesse chiudere o se la sua attività dovesse essere comunque ridimensionata, queste 200.000 persone non si vedrebbero più e questa piazza purtroppo rimarrebbe costantemente e desolatamente vuota. Vorrei chiedere a Beppe come vi preparate adesso voi del Kinemax per fronteggiare queste prospettive che sono un po' nebulose, un po' incerte, alle quali ho accennato. Allora, buonasera a tutti quanti, intanto vi ringrazio gli organizzatori per la sensibilità intorno al Kinemax e soprattutto ringrazio tutti voi che siete in tanti. Il Kinemax, come ha elencato prima Enzo, non è solo sala, biglietto e popcorn, no. Tanti anni fa, quando noi abbiamo iniziato, qui c'era un cinema porno, noi l'abbiamo rilevato. Da lì siamo arrivati a fare del Premio Amidei un festival internazionale, siamo arrivati a Venezia con un film che è stato acclamatissimo, prodotto da noi, che è Zoran, siamo riusciti a investire, a creare una mediateca
pubblica che è lì dietro, che è gratuita, tutti voi potete andare a ritirare i prestiti dei DVD, eccetera. Siamo riusciti a portare un'università che studia cinema. Abbiamo portato avanti un vecchissimo discorso del buon Darko Bratina quando si parlava degli anni 90. Vedervi tutti qua, parlare dei problemi, no. Più che altro ci incoraggia ad andare avanti, scusa. Io direi che, anzi, vedervi tutti qui, dico che ripartiamo con tutta una serie di progetti per affrontare al meglio la nostra cultura cinematografica goriziana, che oggi è fortissima in tutta Italia, oltre alla grande cultura che vedo qua oggi, dai pittori e musicisti che io comunque ringrazio. Tutto qua, grazie. A proposito di Zoran, però, devi farci un'anticipazione, ci sarà una festa, qualcosa, quando uscirà innanzitutto nelle sale? Zoran ha avuto... Zoran è stata una cosa molto emozionante, perché a Venezia c'era la produzione goriziana, Matteo Leotto, il regista goriziano, tutti quelli che hanno lavorato i goriziani, ed è stata un'emozione grandissima. Comunque il film esce il 14 di novembre, lo possiamo vedere nelle sale il 14 novembre. Per quanto riguarda la grande anteprima, stiamo ancora lavorando a come e quando farla, perché saremo in tanti. Grazie. Grazie Beppe. Va anche detto appunto che Matteo Leotto e gli altri purtroppo non hanno potuto essere presenti questa sera perché sono a Milano, dove sono impegnati nella settimana di presentazione dei film che hanno riscosso il maggior successo a Venezia. E vedo che è arrivato il nostro sindaco Ettore Romoli, che invito qui sul palco per un breve saluto e che ringrazio ovviamente di averci onorato della sua presenza. Per così poco, e innanzitutto è un piacere vedere che una manifestazione di questo tipo a sostegno del Kinemax abbia radunato tanta gente, tanti goriziani che sono affezionati allo spettacoli cinematografici e che vedono con preoccupazione il pericolo di una chiusura. Io direi che il pericolo però, se vogliamo esaminarlo fino in fondo, non riguarda solo il Kinemax. Una struttura come quella che sorgerà e che aprirà il 21 di novembre, si sa già la data esatta, alle porte di Gorizia, creerà notevoli problemi a tutto il commercio goriziano, a tutto l'indotto che gravita sulla città di Gorizia. Quindi io credo che manifestare una certa preoccupazione, una certa volontà di reagire, una capacità di organizzarsi e non lasciarsi andare, credo che sia assolutamente necessario. Quindi congratulazioni agli organizzatori, bravi, perché bravi a coloro che si esibiscono stasera, ne ho sentiti alcuni, ne sentirò alcuni dopo, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie sindaco. E quale vocazione vuole Gorizia? Non so, fare come la Seracchiani che va sempre in TV, o al limite che è a Roma. Noi vogliamo anche noi vogliamo andare in TV e farti conoscere in tutto il mondo. E con Lella Costa e altri prestigiosi interpreti del teatro e dell'oggi, quindi le tematiche odierne. E poi c'è un programma musicale di musical, di danza molto interessante, anche internazionale. Avremo per la prima volta in Italia il Ballet Black, che sono questi danzatori inglesi di colore che hanno formato una compagnia ex novo. Bene, salutiamo Ramor, direttore artistico del Teatro Verdi, e vogliamo dire che è inutile che ti presenti sempre per il fiocco, la Pozzuolo resta Gorizia, è già una vita che se n'è andata, il punto nascite resta Gorizia e si sa già che se ne va, e cercano di far capire alla gente di Gorizia che tutte le cose stanno bene, invece siamo in declino completo. Invece avere delle persone che tutelano questa città di Gorizia, invece di tenere anche una persona che è già 30 anni sempre al stesso posto, nella stessa carega, che ormai avrà fatto i fasoi naturalmente. Speriamo che si cambi. Ascoltiamo un attimo la scuola di musica, che è commissariata, vedete un po', commissariata anche quella. Saluto il grande Grandi, maestro Grandi, e anche la sua sorella che sarà futura mamma. Si nasconde nel fondo del mare oppure
sono in viaggio per la luna in cerca di fortuna. Ma cosa potevano fare? Erano disoccupate. Nessuno le voleva più ascoltare. Se ne stavano tutto il giorno imbronciate nel castello diroccato ad aspettare che qualcuno le mandasse a chiamare. Girava al mondo, per loro in cerca di lavoro, una streghina piccina picciò col naso a becco, magra come uno stecco e sempre infreddolita perché era senza paltò. E appena la vedevano tornare, si affaccendavano tutte a domandare: «Ebbene, com'è andata? Avremo un impiego?» «Lasciatemi, lasciatemi, vi prego, lasciatemi respirare, sono tutta affannata». «Ma allora, com'è andata?» «Male, c'è una crisi generale. Ho salito tutte le scale, bussato tutti i portoni, mendicato sui bastioni e dappertutto mi hanno risposto che per noi non c'è posto. È una cosa seria, altro che storie, fame, freddo, miseria. La gente ha un sacco di guai. Chi volete che pensi a noi? E poi c'è sempre per aria la guerra. Ho visto certi generaloni con certi speroni, con certi galloni dalla bocca spalancata. Figuratevi come sono scappata. Voi per me fate come volete, io faccio il bagaglio e me la squaglio». E ve le immaginate, quelle povere fate a fare le valigie? Per l'emozione, le trecce della fata turchina sono diventate grigie. Il mago nella fretta scorda la bacchetta e Cappuccetto Rosso perde la berretta. Che spavento, Biancaneve ha uno svenimento. Il castello si svuota in un momento. A bordo di una nuvola la compagnia se ne va. Dove? Nessuno lo sa. Chiaro. Compagnone. Salutiamo. Senti, Compagnone, uno degli organizzatori. Per far notare alle autorità che bisogna salvare Gorizia. Non è troppo tardi ormai. No, parla forte. Non è mai troppo tardi. No? Non è mai troppo tardi. Questa manifestazione l'abbiamo ideata in primo luogo per tenere desta l'attenzione su un problema grosso che è quello del Cinemax, che come sai è a rischio chiusura o rischio ridimensionamento a causa della concorrenza che verrà data dal multisale incorporato nel centro commerciale di Villese. Però, come hai potuto vedere, si è allargata poi a tutte le realtà culturali goriziane, all'arte, non soltanto alla musica, ma anche poi ai libri e ad altre cose. E quindi io credo che forse proprio ci è stato chiesto quale può essere la vocazione di Gorizia. Secondo noi proprio la cultura, la storia è quello che poi da questo può, no? Trarne beneficio, quindi il turismo, perché no, ma anche il commercio, possa essere una sorta di trampolino di rilancio per questa città. Allora, senti una cosa, da Pozzuolo abbiamo cantato fino all'altro giorno «Resta, resta», si sapeva che se ne andava. L'ospedale «Resta, resta», se ne va. Qua si sta solo prendendo in giro la gente e alla fine qua portano via tutto. Abbiamo delle persone, io dico Camera di Commercio, 30 anni seduti in quella stessa sedia, che è anche ora che si cambi, no? È ora che anche a Gorizia si metta delle persone nuove, o no? Beh, tu sai che il Presidente della Camera... Io sono chiaro, tu sai, no? Ecco. Il Presidente della Camera di Commercio non è eletto dai cittadini, ma viene nominato. Però volevo solamente dirti questo, questa kermesse volutamente è apolitica, questo è uno spettacolo dedicato esclusivamente alla cultura, per cui discorsi relativi alla politica in questo contesto sinceramente io non mi sento di farlo. Ho capito, però fa parte di quello, fa parte di quello, perché tu hai visto, si portano via Cinema grazie a cosa? Grazie anche alla politica, eh? Se non c'è nessuno che ti difende ti attacca il tram alla fine, no? In parte, Compagnone, io sono chiaro. In parte sicuramente è vero quello che dici, d'altra parte ti dico di più a questo. A livello politico io questa sera non mi sento. Tu non parli, vabbè. È una festa della cultura, teniamola come tale, per quel che riguarda però, poi cerchiamo di puntare sulla cultura, come ho detto, sì. E per il resto... Però la cultura ha l'attacco della politica. La cultura ha l'attacco della politica. Questo potrebbe essere uno slogan. È vero, no? Indovinato. Senti, allora cosa diciamo alla gente? Che anche i goriziani sono a combattere, però.
anche i goriziani devono combattere, e il fatto che ci siano mobilitati questa sera, perché sono venuti veramente in tanti, sai, questa piazza è enorme, no, questa piazza è immensa e qui non si può neanche valutare quanti siano. Però il fatto che la nostra iniziativa, l'iniziativa di Gorizia è tua, che è una lista civica, insomma, ci siamo autopassati per fare questa cosa qui, non abbiamo chiesto contributi a nessuno, no? Tutti i musicisti peraltro sono venuti a suonare gratis. Ecco. Il fatto di essere riusciti a far venire qui tante persone, a riempire questa piazza che, come sai, molto spesso è desolatamente vuota, ci riempie di soddisfazione e anche di un po' di orgoglio. Per chiudere, l'invidia è una brutta cosa. Veramente, l'invidia non è un sentimento che non ho mai provato per nessuno. Per cui. Va benissimo, senti, grazie a te, ci vediamo, perché grazie al messaggero io ho avuto il messaggio di venire a filmare qua, perché... Tante volte nessuno ti chiede, non ti chiama, non ti fanno niente, ed è un programma, abbiamo 400.000 visioni, perciò non penso che siamo pochi, no? Grazie a te per essere venuto. Grazie. Grazie. E adesso cos'è? Si è svegliato Del Sordi con il problema della Slovenia con le puzze, no? Dov'era dopo tanto tempo fa? E i giardini, che sono, che veramente fanno schifo, sono tutti pieni sporchi di tantissime cose, e i servizi igienici che non ci sono, ecco, e si sveglia Del Sordi, oggi si sveglia, e che vada a riparare piuttosto ai giardini pubblici con tutte quelle, per non dire tutte quelle porcherie che ci sono. Eccoli, sentiamo invece, sentiamo la Flashy Gang. Soldi senza scampo, è tutto programmato, c'è poco da scherzare, c'è poco da capire. Ignoranza di nazione, arroganza che potenza, ma pensate sul momento, si può perdere la pazienza. Non riesco a dormire un minuto di più, non di più, la vita mia è fatta così. Sì, 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 così, far fermarmi lo sai che dovrò, sì, 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 dovrò, sarà più tardi o più presto, no, 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 lo so. Quanto compro per forza, quanto voglio stavolta, quanto voglio per forza. Hey! Un uomo per sua natura ha il diritto di scampar, ma se scappa da una miseria, dentro un'altra non deve andare. Non riesco a dormire un minuto di più, e di più, la vita mia è fatta così, sì, 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 così, ma fermarmi lo sai che dovrò, sì, 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 dovrò, sarà più tardi o più presto, no, 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 lo so. Differenze culturali, ma quando siamo in quel posto lì, siamo tutti fatti così. Non riesco a dormire un minuto di più, non di più. La vita mia è fatta così, sì, 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 così. Ma fermarmi lo so.
sai che dovrò, sì dovrò, sarà più tardi o più presto, no lo so. Bene, allora siamo quasi di fuori di conclusione, qua ci sono le campane, speriamo che non suonino morto per questa città, speriamo che questa città si risollevi, però ci vogliono persone nuove, fresche, non gente che siano sedute 30 anni nella stessa carega o gente anziana, meglio mettere un po' di persone nuove, fresche e che pensano un po' più alla città e non alla carega e non ai soldi. Questa è Piazza Vittoria, una piazza veramente che fa schifo, diciamo veramente schifo, e come si diceva, verrà messo in conto alla vita fallita, non state prendendosi nemmeno per il culo, scusate la parola. Bene, chiudiamo qua e salutiamo i grandi organizzatori che sperano di una grande rivalutazione di questa città. Ciao a tutti.